Buongiorno cari amici italiani, ho voluto di continuare certe rimarche su coronavirus, sulla pandemia che continua nel mondo e voglio dire certe cose su questo argomento. Anzitutto credo che oggi è evidente che c'è una situazione d'eccezione, d'emergenza, e che non è possibile di accusare nella questa situazione solo un paese, un gruppo della gente, perché hanno sofferto tutti, tra elite, tra la gente normale, tra i leader del paese. Nessuno è libero di questa minaccia, di questa possibilità, di questa malattia contagiosa che è molto molto pericolosa, davvero. E credo che in questo tempo abbiamo potuto cambiare nostre impressioni iniziali. Credo che bisogna comprendere che la cosa che oggi nella situazione attuale peggiore e peggiora solamente è teoria del complotto, perché non spiega niente. E fa ostacolo molto grave per comprensione vera. Questo momento complottismo deve essere totalmente rifiutato perché non aiuta in niente di comprendere la serietà dei cambi. Anzitutto credo accentuare che si tratta della fine della globalizzazione, della società aperta, del liberismo, perché contro questa apertura di tutti i frontieri, di tutte le società, di tutti i paesi, oggi la parola dell'ordine è la chiusura. La chiusura delle frontiere, la chiusura delle relazioni tra i paesi, la chiusura della gente nelle sue case. E questo è un istinto di salvarsi contro il contagio. In questo senso, credo che è l'illustrazione, il simbolo che dobbiamo comprendere la società aperta alla globalizzazione, il liberismo, come la minaccia, come il virus. Il virus è lo stesso che la globalizzazione. E quando comprendiamo questo pericolo del virus, immediatamente comprendiamo, rispondiamo con la chiusura. Lo stesso è totalmente valido per globalizzazione. La unica cosa di uscire dalla crisi attuale, che non è solo la crisi dell'igienico-sanitario, della crisi civilizzazionale, la crisi della civilizzazione, credo che bisogna con una risposta, la chiusura e il ritorno alle società chiuse. Questa è la parola dell'ordine. E quando si parla che Bill Gates ha fatto tutta pandemia artificialmente per vaccinare la gente, che i globalisti sono dietro di tutti questi processi, forse è vero, ma bisogna dare nostra propria visione, nostra propria risposta a questa sfida. E la sfida è precisamente che, confrontandoci con il pericolo del contagio, la unica risposta è uscire dalla globalizzazione e chiudere tutto. In questo senso è la forma della risposta anche politica.
Quando tutto si finirà, bisognerebbe fare l'analisi di questa situazione e proporre la chiusura. E questo è necessariamente. Dobbiamo vincere la crisi politicamente. Dopo la fine del carantino, dobbiamo insistere sulla chiusura delle frontiere delle società e non rientrare nella globalizzazione. Dobbiamo finire con la globalizzazione. E questa è la parola dell'ordine, questo è il scopo politico di tutti i paesi, di tutte le società, non solo delle società italiane, tedesco, americano, e credo che oggi bisogna cominciare a preparare la fine politico e ideologico della pandemia, per non lasciare i globalisti ritornare alla sua posizione, e per questo dobbiamo comprendere il virus come la possibilità della rivolta contro il mondo moderno e postmoderno, insistendo sulla visione politica alternativa. In questo senso bisogna preparare la frente comune tra la sinistra e la destra antiglobalista in tutti i paesi, per fissare lo status quo delle quarantine e continuare la stessa chiusura dopo la fine delle quarantine. Questo deve essere il programma, le strategie ideologiche e politiche per chiudere le società, e questo è assolutamente necessario. Credo che bisogna oggi lavorare attivamente per creare la frente della continuazione della società chiusa nel futuro, e non avere paura delle vaccinazioni, di queste osservazioni delle vite private. Non bisogna lottare contro nuovi rischi, nuovi pericoli che si appaiono nel corso della pandemia, senza arreglare i conti con globalizzazione come era prima dell'inizio di questa situazione, di questa pandemia. È molto importante. Tutte le teorie complottiste oggi dicono oggi è peggiore che prima. E questo dà a pensare che prima era molto bene, tutto era bene prima delle pandemie, e oggi è catastrofa. La catastrofa già è accaduta, già abbiamo stato nella catastrofa totale che era globalizzazione, e oggi non deve comprendere questo come la situazione peggiore economicamente, socialmente, forse sarà peggiore, ma ideologicamente per il futuro dell'umanità, e la possibilità che non dobbiamo lasciare. In questo senso dobbiamo comprendere l'aspetto positivo della pandemia, che è la chiusura delle società, e dobbiamo insistere su questa chiusura dopo la fine opponendoci contro il ritorno a normalità che esisteva prima. Prima non era normalità. Normalità può seguire dopo, ma non il ritorno alla globalizzazione, al liberalismo, alla società aperta che oggi è il fonte del contagio. Questo deve essere escluso.
escluso delle possibilità politiche e ideologiche. In questo senso, oggi bisogna aprire la fronte della lotta contro il ritorno a così decente normalità. La frente non ritornare alla normalità perché non era normalità normale. E bisogna preparare questa frente tra sinistra e la destra raggiungendo insieme tutti che erano contro questa normalità prima delle pandemie e che sono contro la globalizzazione, contro il governo mondiale, che di una maniera pacifica e non radicale era preparato nel passato, nelle situazioni prima della pandemia del coronavirus. Questo è, credo, più importante. Non pensare che tutto è artificiale, le menzogne sono da tutte parti. Magari questo è così, ma questo è l'importanza secondaria. Più importante è agire attivamente nelle situazioni critiche e questa pandemia è l'opportunità per la gente che protestano contro la globalizzazione, e questo è un chance, questa è la possibilità di opportunità di cambiare la situazione. Ma per fare questo, dobbiamo essere insieme, dobbiamo cambiare le nostre informazioni e preparare questa frente umano contro la globalizzazione, contro il liberalismo, per restaurare le civiltà, restaurare le società sui principi diversi del capitalismo liberista, del finanziarismo, della democrazia liberale e basando sulla giustizia sociale e sovranità nazionale e politica. Questi due aspetti, due cose. La giustizia sociale totalmente assente nel globalismo capitalista e sovranità nazionale totalmente assente anche nel stesso capitalismo globale di ieri è importante e oggi è opportunità per tutti per restare nella stessa situazione della crisi di oggi. Questa situazione è il dono per noi, è l'opportunità di cambiare status quo. Questo è molto importante e invito tutti, amici italiani, a tutti gli italiani, di pensare su questo argomento. Grazie.